Ragazzi, oggi un argomento interessante a mio parere. Cerchiamo di scoprire il perché, secondo me, le persone, quando c'è stato tutto il casotto del 2020, eccetera, sono riuscite a avere più progressi rispetto a quando andavano in palestra. Primo motivo sicuramente è una questione di tempo. La gente, rimanendo a casa, aveva più tempo, quindi è riuscita a concentrarsi, a dedicarsi di più all'allenamento. Quindi questo credo che sia il fattore più importante che abbia condizionato di più la vita delle persone. Secondo motivo, il poco equipaggiamento. Avere poco equipaggiamento solitamente su un atleta avanzato significa non potersi allenare in maniera ottimale, ma per tutti i principianti o intermedi ha significato escogitare modi per aumentare l'intensità che magari una volta in palestra non avevano. Quindi semplicemente con meno equipaggiamento, sapendo di averne meno, hanno sfruttato più intensità. Magari avendo solo 4 kg a disposizione hanno dovuto fare ripetizioni molto alte e tirarle lo stesso cedimento in un rep range più alto. Con carichi più alti magari in palestra non hanno mai avuto le palle di tirarli veramente vicino al cedimento, quindi sono riusciti a creare più intensità e un adattamento migliore, quindi uno stimolo ipertrofico al top. Anche i volumi, secondo me, di allenamento sono aumentati, perché la gente, avendo più tempo e ricercando più intensità, ha dovuto buttarsi più sulle tecniche di intensità, sui volumi allenanti e anche forse sui recuperi un po' più bassi, che ci può stare. Non credo sia quello un fattore determinante, però ci può stare. Un'altra motivazione è l'esplosione che ha avuto sui social il mondo del fitness. Si sono innamorati tutti di questo mondo qui, perché ha tenuto loro compagnia nel tempo in cui sono dovuti rimanere chiusi in casa, per chi ci è rimasto e per chi no. Non facciamo nessuna discriminazione, perché non ci interessa. Questo innamoramento folle per il mondo del fitness, che prima, essendo sempre occupati a gestire la propria vita, magari andando a lavoro tutte le mattine, non avendo ancora lo smart working, tutte queste novità hanno permesso lo sviluppo esponenziale, secondo me, del fitness. E quindi diciamo che la gente ha iniziato ad appassionarsi di più, sono usciti sempre più video, sempre più contenuti, e la gente ha iniziato ad informarsi di più su come allenarsi davvero bene, o perlomeno è migliorata rispetto a quando andavi in palestra a cazzeggiare. Quando ci si inizia ad annoiare, ragazzi, le vie sono due: o uno prende in mano il telefono e perde tempo, oppure inizia ad allenarsi. E essendo da soli, chiusi in casa, per chi l'ha fatto e per chi non, si è dovuta ricercare un po' di intensità anche per trovare un po' di divertimento, secondo me, perché fare un allenamento senza intensità avrebbe semplicemente prolungato la noia che si stava creando in quel periodo. Quindi secondo me la gente ha semplicemente aumentato di molto la sua intensità ed è migliorata per questo. Io credo che gli avanzati siano riusciti lo stesso a mantenere i loro guadagni che avevano ottenuto nei mesi precedenti, ma non sono esattamente quelli che sono riusciti a progredire, a meno che uno non avesse veramente una bella home gym a casa e che è riuscito a fare tutto. Però chi non ce l'aveva, come me, che ha dovuto usare i copertoni del camion per allenarsi grazie a mio padre, e che ha dovuto fare degli zaini con la zavorra per fare gli affondi, non credo di essere proprio tanto miglioratissimo. Ok, sicuramente qualcosa ho preso di massa muscolare, qualche grammo, perché comunque ci ho spinto tanto per le motivazioni che vi dicevo prima: intensità, ho aumentato molto i miei volumi, le tecniche di intensità. Poi devo dire anche che ho fatto un acquisto bellissimo, cioè le anelle, che mi hanno rivoluzionato il metodo di allenamento. Le attaccavo a un albero sotto casa e boh, a posto. Ragazzi, direi che le motivazioni sono queste. Principianti intermedi sono riusciti a esplodere di più, gli avanzati sono rimasti al loro livello o al
massimo sono riusciti a guadagnare qualcosa, ma veramente stringendo i denti. Detto questo, ragazzi, spero che l'argomento sia stato interessante. Se avete voglia di parlare di altri argomenti simili, se avete magari dei suggerimenti da farmi, io li accolgo volentieri e cerco di accontentare tutti. I video, come ricordo, sono programmati perché altrimenti non riuscirei a rimanere sempre al passo con la programmazione, quindi devo registrarli un po' in anticipo. Quindi se vedete che mi scrivete un commento con un suggerimento e io anche rispondo, come cerco di fare sempre, non è detto che il video esca subito, perché c'è una programmazione mia da seguire, anche perché altrimenti non mi ritrovo più e mi perdo. Quindi abbiate un attimo di pazienza. Se magari un video vedo che potrebbe essere molto interessante, magari cerco di metterlo prima, cerco di dargli un leggero anticipo, però solitamente rispetto alla mia programmazione. Ci vediamo alla prossima.